Il girone di ritorno comincia l'8 febbraio 1981. Il Napoli torna ad incontrare il Catanzaro, che alla prima giornata aveva imbrigliato gli azzurri, costringendoli al pareggio. La classifica inizia a delinearsi. Il Napoli è nel quartetto di testa. Oggi varrebbe la Champions League, a soli 2 punti dalla Roma capolista. A Catanzaro, col vento che soffia forte e costringe per un tempo le due squadre a doversi difendere da esso, oltre che dagli avversari, la partita non offre grandi occasioni da entrambi le parti. Molti i tiri da lontano, quando a favore di vento e Panca, ben controllato da Buffcrotti, tenta spesso dall'angolo di beffare il portiere Castellini. Catanzaro-Napoli finisce 0-0. Il 15 febbraio, per la seconda giornata, in programma Napoli-Ascoli, ma i 14 in Campania, un colpo di coda del terremoto che 3 mesi prima aveva devastato vaste zone tra Empini e Lucania, provoca nuovamente paura e preoccupazione nella popolazione. Non ci saranno danni particolari, ma al San Paolo vengono rilevate cadute di intonaci e crepe, tali da far decidere per il rinvio della partita. Solo domenica mattina, quando già i calciatori bianconeri si stavano per preparare nei dispogliatoi dell'impianto di fuorigrotta e parte del pubblico si era già recato nei pressi dello stadio. Viene così redatto un verbale a firma dell'arbitro Rosario Robello, con il quale si decide il rinvio della partita a data da destinarsi. Nel quartetto di testa vincono Roma, che resta capolista, e Juve, mentre l'Inter pareggia. A Napoli toccherà dover vincere con l'Ascoli per mantenere le distanze, quando la partita sarà recuperata. Dopo 2 settimane di sosta forzata, il Napoli riparte in trasferta, contro la Pistoiese, squadra che dopo un ottimo girone d'andata inizia a perdere i colpi, ritrovandosi pericolosamente vicino al terzetto delle candidate alla retrocessione in Serie B. Gli arancioni postano la partita su un concetto fondamentale di primo non prenderle e quasi riescono ad ottenere il punto sperato, se non fosse per quello che accade al minuto 89 e consente a Napoli, anche con un pizzico di fortuna, di portare via l'intera posta in palio. Prima un'azione del bomber tascabile Vito Chimenti, che crossa al centro ma il compagno Ragnoni non sfrutta l'occasione. Poi si esibisce in una bella rovesciata che non impensierisce Castellini. Per il Napoli una bomba di Nicolini colpisce la traversa nel primo tempo. Nel secondo tempo ancora Chimenti, con un bel colpo di testa su cross di Agostinelli, sfiora il vantaggio per i padroni di casa. Ancora il Napoli con Musella che tira alto. Quando manca 1 minuto alla fine, l'azione che non ti aspetti. Lancio lungo di Guidetti, che la difesa arancione non contiene, palla a Speggiorin che, dalla linea di fondo, mette al centro e, nella disattenzione generale dei difensori pistoiesi, Damiani spinge il pallone in porta da 1 metro. Napoli batte Pistoiese 1-0. Dopo la 18ª giornata, il quartetto di testa è sempre più compatto. 24 punti per Inter e Roma, 23 per la Juventus e il Napoli a 21, ma con la partita contro l'Ascoli da recuperare, mercoledì 11 marzo. Il campionato si sta facendo sempre più interessante e combattuto. E proprio contro la napolista, il Napoli è chiamato per la 19ª giornata. Un'occasione d'oro per accorciare le distanze con la testa della classifica e per scucire lo scudetto dalle maglie nerazzurre. Domenica 1 marzo 1981 al San Paolo si gioca Napoli-Inter. La giornata è tipicamente marzolina, piove e il terreno di gioco non è nelle migliori condizioni. Il Napoli si fa pericoloso dopo pochi minuti. Pellegrini crossa al centro, raso terra. Bordon è fuori causa, ma la difesa interista libera, impedendo l'intervento di Damiani. Siamo quindi al quarto d'ora e il Napoli passa. Guidetti controlla il pallone sulla tre quarti destra, poi converge verso il limite dell'area e fa partire un tiro velenoso e carico d'effetto che batte imparabilmente Bordon. Solo alla mezz'ora l'Inter cerca la porta del Napoli con un tiro di Mimmo Caso che non spaventa Castellini.
Ancora il Napoli pericoloso con Bordon, che rischia di farsi superare da Nicolini dopo un cross di Damiani. Al 40esimo viene espulso Marangon per una presunta gomitata ai danni di Pasinato. La decisione dell'arbitro, Michelotti, appare decisamente eccessiva. Rino Marchesi, alla Domenica Sportiva, commenta l'episodio. Dopo che siamo rimasti in 10, il Napoli ha dimostrato tutto il suo carattere, il suo temperamento, proprio sopperendo la mancanza di un uomo contro un Inter che in quel momento stava giocando bene, e abbiamo portato in fondo una partita che penso abbiamo meritato di vincere. Il secondo tempo anche perché in 10 uomini Cascione sostituisce Musilla e il Napoli gioca una partita difensiva cercando di ripartire in contropiede. L'Inter attacca e impegna Castellini con tiri da lontano che ne determinano un accumulo di parecchi calci d'angolo, ma nulla di più. Al 42esimo della ripresa Jaguaro interviene sulla deviazione in Guidetti, poi si esibisce in una bella uscita alta a deviare in angolo. La partita si trascina così fino alla conclusione. Napoli batte Inter 1-0. L'8 marzo si va in scena a Roma per la 20esima giornata. I giallorossi sono in testa alla classifica, il Napoli ha battuto l'Inter e deve recuperare la partita con l'Ascoli. Insomma, Roma e Napoli è di fatto la partita che può decidere la testa della classifica, Juventus permettendo. Roma in maglia bianca, si dice per motivi scaramantici, Napoli con la tradizionale maglia azzurra. Iniziano Falcao e Scarnicchia, con tiri da lontano che impegnano Castellini. L'allenatore giallorosso Lidholm posiziona il centravanti Pruzzo su crollo quando il Napoli attacca e la Roma si difende, in modo da contrastare le iniziative in regia dell'olandese. Pellegrini crossa dalla destra per il tentativo di intervento di Damiani, ma la difesa libera. Ancora Scarnicchia dopo un'azione da calcio d'angolo e poi Falcao, che affonda verso l'area napoletana e viene contrastato efficacemente dalla difesa azzurra. Dopo un calcio d'angolo, Falcao cade contrastato da Ferrario, ma l'arbitro non giudica l'azione degna del calcio di rigore. Sul finire del primo tempo, uno dei tanti contropiedi azzurri mette Claudio Pellegrini a tu per tu con Tacrini, che esce dalla porta, ma il colpo di testa è a lato. Appena iniziata la ripresa, la Roma va in vantaggio. Lancio di Ancelotti per Pruzzo che, scattato sul filo del fuorigioco, a proposito, all'epoca niente VAR o fuorigioco elettronico, e questo sarà decisivo in un'altra partita che racconteremo. Dicevamo, Pruzzo entra in aria e batte Castellini in uscita. Roma 1, Napoli 0. Sullo slancio del vantaggio, la Roma insiste e Scarpecchia trova Castellini tra lui e l'impossibile 2-0. Ma sarà l'ultimo pericolo da parte della Roma. Il Napoli continua ad affondare sulla destra con Damiani che impegna Tancredi. Poi Falcao sarà costretto ad uscire per una contrattura e poco dopo il Napoli giungerà al pareggio. Tancredi non trattiene un tiro di Pellegrini sul quale interviene d'astuzia Speggiorin per l'1-1, direi meritato da parte del Napoli. Sull'onda dell'entusiasmo il Napoli ancora con Pellegrini potrebbe portare a casa l'intera posta in palio. Ma il tiro dell'attaccante azzurro viene messo in angolo da Tancredi. Roma-Napoli finisce 1-1 ed il Napoli, in attesa del turno di recupero contro Ascoli, consolida il suo terzo posto a 24 punti, in compagnia dell'Inter che rallenta, battuta in casa dalla Fiorentina, mentre la Juve stritola proprio l'Ascoli per 3-0, conquistando la testa della classifica in compagnia della Roma. Dicevamo del recupero contro l'Ascoli, partita che si sarebbe dovuta giocare il 15 febbraio, ma fu rinviata a causa della scossa di terremoto del giorno prima. Iniziamo con il fare una semplice considerazione.
e mercoledì 11 marzo, è un giorno lavorativo e scolastico, e la partita si gioca alle 14.30. Ci sarebbero insomma tutte le condizioni per avere scarsa affluenza di pubblico al San Paolo. Invece no, saranno probabilmente in 100.000 a spingere Napoli verso l'agognato tricolore, con almeno 20.000 napoletani che non riusciranno ad accedere allo stadio. Fu la mia prima volta allo stadio, ancora dodicenne, e ci andai con qualche compagno delle medie di allora. Uscendo da scuola, giusto il tempo per prendere l'autobus 181 che ci avrebbe portati a Fuorigrotta. All'andata fu abbastanza semplice raggiungere il San Paolo, ma non avete idea del caos che si scatenò alla fine della partita e delle difficoltà che avemmo, una volta presa la metropolitana dal piazzale Tecchio, a ritornare verso il Bomero. La metro, infatti, zeppa come un treno indiano, restò bloccata in una galleria poco dopo Piazza Leopardi e lì rimanemmo al caldo per circa un'oretta, prima di ripartire finalmente per la nostra destinazione. A causa del turno infrasettimanale non abbiamo immagini della partita, solo un paio di foto in cui si vede, male, il colpo di testa vincente di Damiani ed alcune azioni di gioco in cui si nota come fosse zeppo di tifosi il San Paolo. Della partita possiamo dire, come raccontano le cronache dell'epoca, che nella prima mezz'ora il Napoli schiacciò l'Asconi nella sua area, colpendo prima una traversa con Speggiorin e poi passando in vantaggio con un colpo di testa di Damiani, un calcio d'angolo. Con un crollo a tutto campo a fare da regia, il Napoli giocò una partita spettacolare, sospinto dalla folla. Solo nel secondo tempo l'Ascoli provò a reagire e sul finire della partita stava per beffare gli azzurri con un palo colpito al minuto 81. Troppo poco, comunque, per meritare il pareggio. E così Napoli-Ascoli finisce 1-0. La classifica sorride a Napoli, la vetta dista ormai solo un punto. Termina qui la quarta puntata dei I ragazzi che sfiorarono l'impresa. Questo speciale, ideato da Napoli Tube, la videoenciclopedia del Napoli, avrà altri due appuntamenti. Restate collegati al nostro canale. Grazie e arrivederci a presto!